L'Italia lotta ancora contro il Covid-19, ma le notizie che arrivano sono confortanti. Questa domenica si è registrato il numero più basso di decessi dal 19 marzo, 525. Sono complessivamente 91.246 i malati, con un incremento rispetto a sabato di 2.972, leggermente più elevato. Continua a calare per il secondo giorno consecutivo il numero degli accessi in terapia intensiva, con gli ospedali lombardi che possono tirare il fiato ed evitare di mandare pazienti in altre regioni, secondo quanto annunciato dalla Protezione Civile. La curva ha iniziato la discesa e comincia a scendere anche il numero dei morti. Dovremmo cominciare a pensare alla fase 2 se questi dati dovessero confermarsi, ha commentato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Stesso andamento anche in Spagna, il paese più colpito in Europa per numero di contagi. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalle autorità, i decessi nelle scorse 24 ore sono stati 674, confermando così la tendenza al ribasso. I nuovi casi positivi di questa domenica sono invece 6.023, il numero più basso dallo scorso 22 marzo. Ministro dei Trasporti, Mobilità. Solo 3 settimane fa abbiamo avuto un aumento giornaliero dei contagi del 22%, lunedì scorso abbiamo registrato un aumento del 12% e oggi siamo al 5%, dato che conferma la fase di rallentamento dell'epidemia. Il picco di decessi nei giorni scorsi aveva costretto le autorità di Madrid, la città più duramente colpita dalla pandemia, a utilizzare una pista di pattinaggio come obitorio provvisorio.